A me sicuramente fa star bene, poi penso che un mondo pieno di persone che riuscissero a fare tutto questo lavoro sarebbe comunque un mondo migliore, penso. Ho visto un po' le vostre opere e vedo che sono piene di colore. Che rapporto avete quindi con il colore sulla tela? Avete dei colori che prediligete oppure è il momento dell'ispirazione che vi porta? Nel mio caso la seconda parte. Sì, è il momento. Ogni quadro ha il suo colore, il suo tono, la sua tonalità, la sua storia, ogni dipinto ha il suo. Sì, è la stessa risposta. Con questa cornice bellissima mi viene in mente da chiedervi che rapporto avete con la natura, dato che siamo immersi nella natura a Siena, in questo piccolo angolo. La natura è parte dell'essere umano. Senza di quella l'essere umano come fa a vivere? Quindi ci deve essere per forza un rapporto con la natura. Poi ci sono quelli che hanno un cattivo rapporto e altri che hanno un rapporto bellino, però c'è senz'altro un rapporto con la natura, tutti noi ce l'abbiamo. Idem, aggiungerei anche che vivendo in città, quando poi si esce, quindi di natura se ne vede molta molta di più, è un bellissimo rapporto, perché è proprio uno scambio che c'è fra me al di fuori della città, per cui sto bene, ottimo direi. Riuscite a vivere di questo o è solo una passione? Per ora passione. Passione. Cosa pensate della gestione del mondo artistico culturale di questa città, della nostra città? Che cosa pensate della gestione culturale di questa città? Siena? Di Siena. Senti, non io, lei viene da Firenze, forse un po' meno conosce la natura della domanda, non lo so se... Però io sto a Siena dal 2004 che sono arrivato da Cuba, qui direttamente non mi sono mai mosso da questa città. È un po' per non sapere come muovermi qua, è un po' anche per la caratteristica di Siena. Ti devo dire soltanto, penso che la migliore risposta a questa domanda è una situazione come questa, che si riesce comunque sia a fare delle cose al di là degli organismi, delle istituzioni che ci sono qua, che arrivarci è parecchio difficile. Purtroppo, ma non penso che non solo a Siena, penso che in tutte le parti del mondo, se tu non c'hai questo famoso aggancio o questo famoso rapporto con delle persone importanti, mi dispiace più che altro, perché l'Italia comunque sia è un paese dove la cultura ce ne ha da vendere, però allo stesso tempo penso che è molto difficile riuscire a fare delle cose dovunque. Ora parlo di Siena perché è così, è quello che conosco di più, ma mi dispiace soprattutto perché c'è tanto talento qui a giro. Queste serate che sono state fatte qui all'Orto dei Peci hanno fatto vedere anche questo, soprattutto questo, il talento che c'è a giro di persone molto valide, molto, che fanno delle cose molto belle e che non hanno la possibilità di, nel modo di arrivare a una galleria, a un posto proprio dove uno forse riuscirebbe a fare qualcosa di più serio. Però, ti ripeto, situazioni come queste a me mi riempono tantissimo, anzi, come tu hai potuto vedere, ci si mette il cuore, perché alla fine l'importante è il rapporto, come si dice, no? Il rapporto con delle persone, non il luogo. Però, se c'è da fare qualche critica, sarebbe questa. Io, come ha detto lui, conoscendo pochissimo Siena, di critiche non ne posso fare, anzi io posso solo dire che mi ha dato questa opportunità
per cui sono contentissima di essere qui. Basta, cioè, comunque il discorso che ha fatto lui è un discorso molto valido, perché effettivamente poi nel mondo dell'arte non è così facile, così semplice poter mettersi in gioco, fare mostre, o... quindi questa è una bella opportunità, una cosa molto carina. Accolgo l'occasione per ringraziare tantissimo Francesco Burroni per questo momento che ci ha dato la possibilità di fare questa cosa stupenda, che veramente mi piace molto. Proprio per il momento anche di unità, insomma. Sì, soprattutto questo. Con il pubblico, il visitatore che guarda le vostre opere, nel senso, è venuto fuori in alcune altre interviste che abbiamo fatto, appunto, la figura dell'artista, un po' anche che deve anche dare voce alle sue opere. A volte invece alcuni ci hanno risposto che non c'è bisogno di dare voce e una spiegazione alle proprie opere. Voi invece come vi rapportate con questa tematica? Pensate che sia importante spiegare oppure no? Secondo io prima, perché mi viene così di getto da dire che le mie opere, cioè, sono molto istintive, molto istantanee, per cui quello che riesco a buttar fuori è una cosa mia, e poi se il signore o la signora che guardano riescano ad avere qualcosa in cambio, cioè, mi fa molto piacere, però non è che io debba poi spiegare quello che volevo dire o che volevo fare, è una cosa molto istintiva, ripeto, quindi l'approccio è questo con il visitatore. Ognuno trae da quello che vede le proprie sensazioni. Se riesco a dargliene anche mezza, le sensazioni sono già al massimo, ecco, tutto bene. Penso che tu hai detto la parola chiave, che si chiama quella del rapporto. Il rapporto comunque sia c'è fra il pubblico e quello che uno fa, a prescindere da che uno sia un pittore, uno scultore, un musicista, cioè, tutti noi abbiamo un rapporto con la realtà e con delle persone quando facciamo questo mestiere, no? Ora, appunto, ci sono dei discorsi tipo altre manifestazioni artistiche nella quale uno, volendo, potrebbe anche spiegare il suo lavoro quando qualcuno ti fa una domanda in specifico, però io lascio all'immaginazione di tutti a interpretare ogni piccolo pezzo che io faccio. Non lo faccio per poi dopo aggiungere qualche parola, lo faccio soltanto a immagine, e ognuno di noi per le loro vicende, le loro storie, le loro, che ne so, interpretano questa cosa e chiappano un messaggio, cioè, da lì poi viene il fatto del piacere e non piacere di un dipinto, di un'opera d'arte. È tutto molto collegato, però non penso che ci sia, poi che c'entra, se uno ritiene un momento specifico, una domanda interessante o curiosa che ti può dare uno spunto per aprire un dibattito su un dipinto, volentieri, ma non è che... Credete che l'arte sia di elite, magari per una cerchia che possa
appunto comprendere alcuni vostri dipinti, oppure che sia per tutti invece, anche quelli che non capiscono il vero senso magari di quell'opera o di quella sensazione che volevate dare? Ma saprei come rispondere, perché appunto è una cosa soggettiva, quindi chi si avvicina ad un quadro, a una qualsiasi altra opera d'arte, si avvicina perché ha una certa curiosità, quindi per me l'arte è aperta a tutti, a chiunque. E il capire o non capire un'opera, cioè, mi sembra un po' assurdo, perché non c'è da capire. Come si diceva prima, si va a sensazioni, a immagini, quindi qualcosa, qualcuno percepisce sempre o sente indietro qualcosa, sempre e comunque, quindi non c'è uno che capisce o non capisce. Io la penso così. Oh, te che dici? Anch'io. Non penso che esista una persona che non capisce l'arte. Penso che ci sono delle persone più sensibili e altre meno, però l'arte comunque sia, poi dipende, quando uno si affronta a un'opera d'arte, dipende anche nel momento nel quale lo fa. Ti è mai successo di vedere un film una volta e rivederlo una seconda volta e vedere altre tante cose? Dipende anche molto di quello. Forse stasera tu hai visto i miei quadri, i suoi quadri, gli altri quadri, hai visto qualcosa, magari se fra un mesetto, un anno le rivedi, forse qualche altra cosa vedrai. Però penso che non esiste l'arte non capita. Ecco. Beh, grazie mille da Radio Labo e buona serata allora. Grazie a te.